Quindi la casa è stata, intanto quante persone vi abitano? Allora vi abitano, sono moglie marito e moglie, con quattro bambini, quattro meravigliosi. Bambini. Che meraviglia. E poi il personale di servizio. Quindi una casa bella. Sì, saranno sui 300 e passa metri quadrati. Più sì. Un bel terrazzo. Più un terrazzo che gira tutto intorno. Di circa? Saranno un 150 metri quadrati anche di terrazzo. E poi c'è un altro, un secondo terrazzo che non per vedremo. I bambini, perché... Per i bambini. Bambini, sì. Diciamo così. Zona bambini. Zona bambini. La casa è stata ristrutturata tutta, l'hai sventrata, hai fatto completamente tutti ristrutturata dagli impianti, i tre mezzi, i bagni, qualsiasi, tutta completamente ristrutturata. Completamente sì, assolutamente. Rifatta. Ed è stata divisa anche in una maniera, a seconda delle esigenze appunto dei padroni di casa. La committenza ti ha ovviamente ti sei trovata sì, benissimo, benissimo, perché sono ragazzi giovani, in gamba, dinamici, giovani, vedo che li ho conosciuti, molto carini. Quindi assolutamente è stato un bellissimo rapporto. Hai usato materiali particolari? Hai avuto un. Abbiamo cercato di dare, diciamo, più importanza a, appunto ai pavimenti e ai materiali scelti, un po' come un abito di qualità. Quindi i tessuti, i materiali, la fattura è stata curata nei minimi particolari. E abbiamo scelto un parquet a spina francese in sì. Rovere, grattato ad olio. Uh-huh. E tutto questo è sia per l'esterno che nell'interno dell'appartamento, proprio per non dare nessun tipo di stacco dal outdoor e l'interno del. Poi vedremo dopo le facce, signori, sono strepitosi, pazzeschi. Praticamente Villa Torlonia ce la beviamo, entra in casa completamente il casino delle civette. Sì. Queste possiamo chiamarle chinoiserie? No, forse sono delle lampade, sono i cani di Faux che si trovavano davanti ai tempi come protettori, diciamo, e qui li abbiamo utilizzati per proteggere la casa, sono di un buon augurio. Belle queste divanoni, tipo. Questa è stata proprio fatta una scelta per poter godere, aggiungendo questo puff centrale, si mettono tutti quanti insieme la sera a vedere la televisione. Bello, quindi convivio, la casa. Sì, esatto. Questa, qui continua appunto il percorso della zona giorno. Abbiamo, come mai hai creato due differenti? Un pochino è stato questo corpo centrale che era inevitabile e quindi era, diciamo, importante e era al centro di tutta la rappresentanza. Alla fine è diventato leggero, quasi lo perdi proprio per questo discorso di specchi che di riflesso. Tutto sommato annullano questo effetto pesante di un bello. Di un sembriamo tanti bacon, tanto per tornare alla citazione. Sì, è vero, deformati. Tutti deformati. Deformati. Ah, ma qua abbiamo un tavolo da pranzo per esterni, quindi praticamente ci possiamo fare qualsiasi. Questa è, diciamo, la zona dove loro possono mangiare. Un barbecue in peperino. Sì. E queste lampade, queste sospensioni sono in vetro resina, sono d'esterno. Mm-hmm. La luce è molto bella la sera perché è una luce calda, quindi non è una luce che. Questa è l'unica parte della terrazza che hai coperto, che hai fatto sì. Coprire con del cannicciato. È stata scelta la cannetta così, diciamo, proprio per scaldare questo ambiente che si trova spesso nelle terrazze romane, queste certo. Incannucciate. Anche per cercare di dare un po' terrazze, di sì. Scaldare e raffrescare, nel senso sì, che in estate esatto. C'è una sorta di ombreggiatura che ti dà sì, una. Adesso non ci abbiamo bisogno adesso di un'aria condizionata naturale. Adesso no.